You radio. Buonasera, siamo alla fine del terzo appuntamento di Tradire, la rassegna dell'Accademia Chigiana curata dal professor Stefano Iacobiello, e siamo qui con il gruppo che si è seguito questa sera e ve li presento, sperando di non sbagliare i nomi vista la stanchezza di tutti: Valerio Daniele, Ninfa Giannuzzi e Giorgio Distante, cioè Notturno Salentino. E abbiamo ascoltato una performance veramente molto intensa, molto interessante, e come ha accennato il professore durante appunto la vostra performance, solitamente quando pensiamo al Salento pensiamo appunto alla Taranta, ma giustamente si tratta di una parte piccola, come avete detto, del repertorio musicale salentino, giusto? Sì, assolutamente giusto. Quello che cerchiamo di fare con questo progetto è arrangiare in modo nostro, trovare un linguaggio molto specifico attraverso cui interpretare in modo appunto personale il repertorio, una parte del repertorio tradizionale salentino, che contiene la pizzica ma non si esaurisce appunto nella pizzica. Ci sono tantissimi altri canti, altri linguaggi all'interno della tradizione salentina che sarebbe opportuno scoprire, valorizzare e anche diffondere. Linguaggio peraltro a cui voi, credo, se non sbaglio, avete dato anche una forma in qualche modo, insomma, rielaborata e vostra, certo. Perché c'era molte sonorità elettroniche, uno strumento che sembrava arrivare direttamente dal steampunk, appunto una tromba molto sofisticata, e però una voce che in realtà non tradisce, secondo me, se non sbaglio, le origini appunto del repertorio salentino. Quindi c'è un processo abbastanza intenso dietro. Ci lavoriamo da diversi anni su questa forma di, no, di interazione tra il moderno, i suoni che fanno parte della nostra, del vissuto quotidiano del 2015, del 2017, perdonami, e invece la parte tradizionale che appartiene al tempo antico, ma che in qualche modo, secondo me, è assolutamente viva e va valorizzata e resa ancora più viva attraverso il lavoro che noi cerchiamo di fare. Sono un tempo in cui la memoria sta scomparendo, la memoria, l'esigenza della memoria. Le generazioni hanno perso proprio il legame, il contatto con quello che è la loro storia, una questione di strade che si prendono, di corsi e ricorsi storici. Però in realtà nella tradizione si può scoprire molto di noi stessi, e quella scoperta poi ti consente di fare un passo in avanti, di poter andare oltre, perché se manca la cultura, perché la tradizione è parte della cultura, come nella storia dell'arte, come nella letteratura, se una persona vuole scrivere, è bene che conosca i classici, anche se si è fatto tanta strada, e anche se non deve conoscere solo i classici. Se uno vuole dipingere, è bene che conosca l'anatomia. Poi può allontanarsi, può decidere di allontanarsi, ma sa da cosa allontanarsi. Tra l'altro, a proposito di far tornare in vita proprio il nostro retaggio, il passato, eccetera, il fatto che voi cantiate in greco, cioè in greco, è abbastanza, insomma, credo sia forse proprio la firma, insomma, di questa vostra ricerca. Sì, è una scelta coraggiosa, perché non è facile, e non è facile per chi lo ascolta, perché già il dialetto è più fruibile, più comprensibile, comunque tra le righe riesce a leggere qualcosa. Nel greco c'è un'estrema bellezza, c'è un suono, musicalità, una lingua veramente bella, veramente musicale, ma è difficile da rendere fruibile, certo, ai terzi, però è anche quella una volontà di conservare questa lingua e di poterla in qualche modo trasmettere. Sì, sì.
riconsegnato. No, peraltro prima quando stavo chiacchierando e mi hai parlato di questo brano, Scudare, sì, su Istanbul, eccetera, veramente la sensazione lì è di questi punti, cioè che dovrebbero appartenere un po' alla nostra cultura, specialmente mediterranea, cioè un ponte tra il Salento e la Grecia e poi ancora più in là verso, insomma, quasi il Medio Oriente, però ogni tanto, forse al giorno d'oggi, tradiamo quei punti che invece una volta c'erano e che nella musica ci sono ancora. Basta saperli cogliere, basta avere voglia di andare a cercare, magari. Se si fa ricerca sulla musica di tradizione del Mediterraneo, c'è un macello, cioè non c'è una distinzione così netta, anche nei sistemi modali, no? Visto come adesso vogliamo essere musicisti classici, anche magari cercare di dare una lettura a quello che veniva fatto, a come si cantava, come dicevamo prima, agli intervalli che si utilizzavano piuttosto che altri. E se uno ascolta la musica di tradizione, cioè a un certo punto si scioglie tutto, più vai a fondo più ti rendi conto che è tutto uno, no? Come se quel mare avesse inglobato tutto. Il Salento è una terra di passaggio, perché è una terra più oxigena, sono passate molte culture, di questo la musica salentina è pregna. Si sente che ci sono tante culture dentro. Io vi ringrazio, sono veramente starei a parlare con voi ore, già vi abbiamo tampinato tutto in giro per la città, abbiamo Siena dietro e vi ringrazio tantissimo, vi ascolteremo, vi passeremo in radio e cercheremo, insomma, di in qualche modo supportare questo cammino che, insomma, non ha bisogno certamente di noi, però ecco, no, però, bisogna il più orecchie possibile. Sì, no, è vero, bisogna di tutti. È un po' il messaggio anche della rassegna, appunto, dell'Accademia, sì, Chigiana, di tradire, del lavoro che fa il professore Iacobiello, quindi insomma, bene, grazie mille, grazie a voi. Grazie a voi. Ciao.